di impegno e velocità, ma povera di contenuti tecnici questa partita per Sampdoria e Brescia. C'è subito Mancini che si fa vedere con questa punizione che dà l'impressione del gol, ma non è. Replica Agi, il colpo di testa di Rossi alto sulla traversa. E adesso un episodio che farà discutere. Lombardo sbaglia l'appoggio, va via Raducciò, Pagliuca li si fa incontro, Raducciò cade, il signor fabbricatore dice che non è rigore, protestano i bresciani. Ancora il Brescia, Agi, c'è un rimpallo, poi Sabau e Pagliuca salva la propria porta. La Sampdoria in avanti, Mancini per Lombardo che non si coordina e le manda a lato questa occasione. Ancora Lombardo, molto bello il cross, bellissimo l'intervento di Mancini di testa, sulla respinta della difesa Corini manda alto. Ancora il Brescia, ci sono molti capovolgimenti di fronti, guardate Pagliuca deve uscire a disperato su Raducciò, poi ancora Raducciò che prova il pallonetto e Pagliuca si arrabbia con i compagni della difesa. E siamo al 45esimo, Lombardo, bellissimo velo e passaggio di Mancini per Corini, il gol che decide la partita. Ed eccoci al secondo tempo, Domini per Raducciò, Lanna lo mette a terra, l'arbitro fabbricatore applica il regolamento ed espelle il difensore della Sampdoria nonostante le proteste.